Sei pronta? Ok, fammi sentire la voce, proviamo. Ti di sì? Più forte. Ok, così ti sento. Nome e cognome. Hai un soprannome qua in palestra? Come no? Ti chiamiamo tutti? Melli. Melli. Ok. Quanti anni hai? 7. E che classe fai? Seconda. La materia che ti piace di più di tutte è quella che invece proprio non ti piace? Italiano non ti piace? Ok. Il tuo animale preferito? Cavallo. Cavallo. Il colore preferito? Viola. Viola. Cibo preferito? Lasagne. Pure tu, tutte le lasagne mi avete detto. Che sport fai? Ginnastica. Ok, ginnastica artistica. E da quanti anni lo fai? Un anno e un po'. E un po'. Perché hai scelto la ginnastica? Perché ti piaceva già prima di farla? Eri sicura di venire a fare ginnastica? Quanto ti alleni? Quante ore? Otto ore, che poi erano 7 in realtà. Giusto, quando c'è la scuola 3 ore e 10, diciamo. E non ti alleni quali giorni? Non tutti i giorni. Quasi tutti. Mercoledì. E domenica. Mercoledì e domenica non ti alleni. Ok. E il tuo attrezzo preferito? Cinghietti. E quello che non ti piace proprio? Parallele. L'elemento più difficile che sai fare, scegli tu in che attrezzo. Che cosa? Ok, tic tac sulla trave bassa senza tappeto. Come ti senti quando devi fare una gara? Agitata. E hai dei portafortuna? Ti porti dei portafortuna? Niente. Chi ti accompagna alla gara? Mamma? Ok. Come ti senti quando in palestra non ti viene qualcosa? Non ti viene un nuovo elemento? Lo riprovi, non ti fai abbattere, non ti arrabbi. Lo riprovi finché ci riesci. Finché ci riesci, ok. Com'è il tuo rapporto con la Chiara, con la tua allenatrice? Andate d'accordo, così così, ti sgrida spesso o non ti sgrida mai? Ti sgrida spesso. Ti sgrida spesso? Per cos'è che ti sgrida di più? Ma per che cosa? Perché non fai quello che lei dice o... No, perché non tengo le punte tese, punte tese. Gambe tese, punte tese, ok. Un tuo pregio e un tuo difetto? Che sono brava. Sei una brava bambina? Anche a casa sei brava? Aiuti la mamma? Così così. Ok. E un difetto? Una cosa bruttina? Ok.
E quando tuo fratello ti dà le botte, gliele dai indietro. Tuo fratello, grande o piccolo? Perché la Melli ha due fratelli, vero? Il grande ti picchia. Col piccolo invece vai più d'accordo. Ok, è finita l'intervista. Fai un saluto matto.